Iniziamo la preparazione degli asini dai primi del mese di marzo. Lunghe passeggiate per fare il fiato, per fare il muscolo. Mano a mano che si va avanti si cerca sempre di svertire l'azione degli asini. L'allenamento dell'asino viene effettuato la sera, quando rifresca, diciamo. Si parte dalle 6 fino alle 8 e mezza della sera. Naturalmente durante l'anno, provando e riprovando diversi asini, si viene a una conclusione di fare delle scelte. Non si finisce mai di combattere con gli asini, tutto l'estate, inverno, primavera, autunno è sempre paglio. La contrada fa delle prove, ognuno ha una propria pista con delle gabbie. Chi va più forte, chi è più, molte cose si guardano e scegliamo l'asino per correre. Si allena di passo, di trotto e poi ci sono delle prove fondamentali prima del paglio che vengono fatte sia in pista sia in dirittura. Simuliamo praticamente il giorno del paglio. Abbiamo durante la preparazione delle prove che noi facciamo in contrada, in una pista che facciamo noi, e vengono scelti in base alla selezione di chi sgabbia meglio, chi corre di più. Bisogna quindi addestrare gli asini a stare, per esempio, il più fermi possibile nelle gabbie e allenarli sull'uscita. Tutto l'anno stiamo dietro a tanti asini, ma quelli che dovranno correre il palio iniziano l'allenamento a maggio. Qui il lavoro, diciamo, del palio è un lavoro molto intenso, che non è che si svolge solamente, diciamo, vicino all'evento, ma bensì tutto l'anno. Tutto l'anno si lavora per questi asini. In base poi ai risultati che portano durante le prove vengono scelti gli asini che dovranno poi correre il giorno del palio. Il rapporto con l'asino si instaura nel tempo. Come le persone bisogna non usare maniere brusche, bensì avere molta pazienza. In modo che quando sei lì sopra lo sai gestire, lui ti capisce a te, tu capisci a lui, in modo da fare bella figura e portare bei risultati. Gli asini sono trattati per noi come figli. Trattiamo gli asini molto bene, anche come meglio di noi, mangiano 2 volte al giorno. La mattina e il pomeriggio dopo l'allenamento. La sua vita è meglio di noi, lo trattiamo meglio delle persone perché veniamo giù la mattina, lo governiamo, gli diamo da mangiare, fieno, biada. Vengono ogni volta che andiamo a muovere, si vengono puliti, e asciugati dopo l'allenamento dal sudore. Penso che sono tenuti in modo eccezionale, anche perché sono la cosa più importante della contrada, perché poi alla fine sono loro che ci portano a vincere il palio. Stai qui giorno e notte, specialmente i 3 mesi d'estate, vivi con loro, li tratti come persone, li accudisci, gli fai di tutto, sperando che loro ti ripagano quel giorno lì.
Gli asini che hanno fatto, diciamo, la storia dalla contrada, come noi nel caso nostro è Rocky, vengono tenuti a pascolo brado e insomma ha meritato riposo. L'asino va in pensione, ci farà fare l'ultimo anno, lo faremo fare il giro d'onore, come si chiama, l'ultimo giro di piazza, e sarà tenuto sempre come un asino molto appassionato per la contrada. Ce ne prendiamo cura perché noi poi nel tempo chiaramente ci affezioniamo all'animale e quindi anche quando non serve più per la competizione viene sempre trattato in un modo più che decoroso e rimane sempre all'interno della stalla della contrada. L'età penso per iniziare a montare all'asino, l'età giusta è sui 12 anni, 13 anni. Per diventare fantino ci vuole tanto impegno, lavoro e molta passione perché serve tantissimo tempo per la contrada e per stare un po' dietro agli asini. L'anno scorso siamo riusciti, dopo una lunga lotta, a riportare con noi il famoso Francesco Piramidi, detto il Cheyenne. Un ragazzo nato qui alla Bianca, diciamo Biancarolo, per noi è stata, diciamo, la prima vittoria di questo nuovo gruppo. Io la prima corsa l'ho fatta a 10 anni e è un sacco che appunto è questo giorno fatale. Io ho iniziato a 15 anni, ho iniziato a montare a cavallo degli asini. Beh, diciamo si può iniziare da 14-15 anni. C'è la 7, quindi altre 7. Fantini ci si diventa sia per passione. Per diventare fantino innanzitutto ci vuole molta passione, molta grinta. Fantino anche in base a, diciamo, al feeling che riesce a trovare con l'asino e alle sue capacità personali. Io sin da piccolo ho sempre vissuto nell'ambito dei cavalli e poi sono venuto qua a Lumiere e ho cominciato a andare sugli asini sin da piccolo, avevo 10 anni. Le portiamo in contrada molto da piccoli, ma chi è appassionato molto con l'asino portiamo subito alle stalle quando vogliono, pure 11 anni, 12 anni. Io ho iniziato a seriosarmi a 12 anni, era un sogno per me, non l'ho riuscito a realizzarlo. Sono all'esordio e mi hanno dato questa possibilità e spero di ripagarla nel meglio possibile. La corsa è allenamento per loro ma anche per noi, perché noi ci alleniamo non solo 3 mesi ma tutto l'anno. Una particolarità del palio nostro è che si corre con una capezza. E la capezza, di differenza dagli altri pagli, è che è soltanto una lassa. Nella normalità il fustino non serve perché gli asini sono talmente allenati, stanno bene fisicamente, che tendono da soli comunque a correre o a sfogarsi. Si monta a pelo come a Siena, solo vabbè che non sono cavalli ma asini. Usiamo la frusta solo per, non per menarlo proprio, ma per portarlo un po', per fare le curve. Perché corriamo senza sella e corriamo a pelo? Si corre a pelo e con la cavezza, senza sella, senza sottosella, senza nulla. Garzoni di velluto, che sono i garzoni più adatti. Il frustino è solo una guida per l'asino. Quindi non viene usato per maltrattare, è una guida per fare delle curve, insomma anche per non rischiarsi di farsi male. Il frustino, se vuoi andare a vedere, peserà 30 grammi, non lo sente proprio, non è una cosa, è solamente per dargli quel là. Visto che si corre con la cavezza, serve una frustina per accompagnarlo durante il percorso. Ah, ah, ah.
L'emozione è fortissima, pure perché nel 2015 noi erano parecchi anni che non vincevamo e quindi dopo tanti anni è stata una grossa emozione, una felicità per tutti, per tutta la contrada e per tutti i contrati degli Oli. Un'emozione inspiegabile, non credo che si possa trasmettere a parole. Oltre ad avere la responsabilità, insomma, di correre il Palio, perché alla fine hai tutta la contrada addosso a te quel giorno, l'emozione vera di correre il Palio è voler vincere. Può sembrare una cosa semplice da fare, perché viene un forestiero che non è mai vissuto al Lumiere, può dire è una cosa così, è una corsa d'asini, niente di che. È un modo anche per stare insieme, per associare delle persone insieme, per fare una cosa diciamo che ha un unico scopo per tutti e quindi è una cosa che ci accomuna. Non è facile mantenere la voglia a tutti i contradaioli, ma la passione porta anche a questo, aspettare anche 35-36 anni. Più che comunità possiamo chiamarla anche una grande famiglia, tra virgolette, perché questi giorni, questi 3 mesi d'estate, stiamo più alle stalle che a casa con i nostri genitori. È una tradizione che ci tiene molto legati, sia nell'ambito delle corse, sia facciamo delle sagre, ci tiene molto legati. Se non ci sarebbe il Palio a Lumiere non c'è niente, perché ogni fine settimana, a partire da giugno, le contrade fanno una festa, cioè è l'oro del paese il Palio qui a Lumiere. I giovani sono fondamentali, se non ci fossero i giovani sarebbe tutto finito. Sono loro la vita della contrada, i giovani. I giovani ce ne siamo tanti e ci tiene sempre più tutte le feste, le cene, ci tiene sempre più uniti per portare avanti la contrada. È la cosa più bella, penso, che possa avere un paese, dal punto di vista mio. Poi magari c'è gente che viene da fuori e la vede come una semplice corsa di asini e una semplice cosa sportiva, mentre noi ci lavoriamo tutto l'anno e lo sentiamo molto. Per vincere un Palio ci vuole molta forza e duro lavoro, perché devi stare tutto l'anno, guardare, fare l'allenamento, ci vuole molte cose. Per vincere ci vuole un buon allenamento e una buona scuderia dietro al Fantino. Nel 1982 proprio mio fratello, insieme a Riccardo Burraccia e Mario Pagliarini, a vincere il Palio del 1982. Spero di poter almeno uguagliare mio fratello. Innanzitutto servono gli asini che corrono, che sono la base. Il Palio si vince d'inverno, domando asini giovani e cercando di tirare fuori classe, che poi quel giorno lì fa la differenza. Per vincere un Palio serve tanta fortuna. Come in tutte le cose, anche lì ci vuole fortuna, perché è una frazione di secondo quando aprono le gabbie. La fortuna è all'80%. Molto spesso siamo andati vicini alla vittoria, ma la sorte non ci ha mai aiutato. Viva Lumiere!
deciderà la vittoria del Palio 2017 con Renzo Corchi che si avvicina per poter aprire le gabbie. Sono forti, che stai tutto l'anno a preparare una cosa, poi arriva all'esame finale e vinci, è un'emozione forte. Ah.